In attesa del lancio ufficiale il 24, eccoci qui oggi con la demo di Resident Evil 4 Remake. Vediamo l'ora. Curiosissimi, perché insomma Resident Evil 4 rappresenta uno dei giochi più belli di sempre, Chi lo dice? il remake. Saremo infessibili, come diceva quello, Esatto. nel valutarlo. Esatto. E, curiosi, chissà quanto dura, chissà com'è, andiamo, senza grossi preamboli. Abbiamo messo, Immergiamoci. siamo su PS5, ma lo trovate un po' dove vi pare, gratuitamente, chiaramente. Sto parlando come cettola qualunque. Io Conti sono cresciuto. avverbi. 30 settembre 1998. Una data che non dimentico. Quando il poliziotto in me morì, quella notte Raccoon City fu rasa al suolo a causa delle armi biologiche dell'Umbrella. Io sono sopravvissuto, ma per molti altri non è stato così. Mi è stato chiesto di unirmi a un programma governativo top secret. Non che avessi scelta. L'addestramento e quelle missioni mi hanno quasi ucciso. Ma almeno mi hanno aiutato a non pensare. Se potessi scordare quella notte, quel dolore, anche solo per un secondo, stavolta può essere diverso. Deve esserlo. Te va a fa un viaggio di piacere. Si è sentito un suono, eh? Matalo! Sono passati 6 anni da quando Leon Kennedy è sopravvissuto all'incidente di Raccoon City, un disastro biologico senza precedenti causato dall'Umbrella Corporation. Dopo essersi distinto come agente speciale degli Stati Uniti, gli viene affidato l'incarico di localizzare la figlia del presidente, che è stata rapita. La ricerca lo porta in un villaggio europeo, l'ultimo posto in cui la ragazza è stata avvistata. Neanche il trauma passato di Leon potrebbe mai prepararlo agli orrori e alla follia che lo attendono qui. Te Leon, così andò. dice male. C'è la Ah, vie. proprio così. C'è la vie. Allora, Ma che che emozione! emozione. Che cos'è che glitcha? Ah, è un È ramo. un ramo. Un Sembrava glitchavo. un dito di un mostro. Allora, raga, tecnicamente è in linea con il 2 remake e il 3 remake. Sì? Bello come il sole, devo dire. Definitissimo. Un Leon splendente. Leon splendente, grande atmosfera. Lo Perché Leon? chiamano un po' tutti come gli pare. Leon, Leon, Leo, Leo. per gli amici. Penso Per gli amici, Leo Kennedy. tu debba accucciarti. Occhio alla giacca. Penso di baccucciarti, ma ripetiamo familiarità col gioco, È non l'unico modo, perché che fa? O forse deve strisciare, mi sa. ho provato a farlo strisciare, ma non striscia, ecco, deve passare di lato. Non è COD che Siamo sta avventurieri, strisciando, siamo tanto. avventurieri. Perché corre un po' Vero, mi sciancato? fa male un po' la cervicale, mi sa. Un Leon cervicalato. È un po' umido. Se cominciamo così, amore Vabbè. Percepisco la puzza. comunque, a livello tecnico, Tanta tanta roba. roba. Ma C'è nessuno? non conviene chiederlo. Ho i flash della versione originale e porca miseria quant'è cambiato. Ma tu te lo Sì. ricordi Questa bene? parte come se fosse ieri proprio. Rozzo amuleto, il giudizio universale è Io vicino. non leggo, in No, lingua. no, per carità. A No, parte che è spagnolo, sì, ma no. mica è No, no, ma non tipo. È mica voglio. latino, quindi Io sai. quando ci sono cose horror scritte, non leggo. Poi se riusciamo a vedere qualcosa attraverso il buco. Zoom, No, zoom. non c'è niente. Attraverso l'ubuca. Chi si cela attraverso l'ubuca? Si cela. C'è un'ascia per terra, Leon, ma prendila. No, lui Mi piace il brivido. entra solo in casa d'altri, ma non ruba niente. Don't touch. Don't touch. Che c'era scritto sulla Non porta? voglio saperlo. Mi sei fifone?
Ecco. Oh, gli sei imboccato te a casa, eh. Cioè, almeno saluta. L'intrusione. Busco a un polizia. Vino a chi? Stagno. Ah. Aia. Stavo dicendo. Gli ha dato una crocca. Guardi i denti, stavo dicendo. Si chiamava una volta Mario Fernandez Castagno. Una volta. Castagno, agente polizia. Il fu Castagno. Che bello. Pieno dei peli. E quello è l'ingrediente segreto. L'ho stufato pelato. Peloso. Peloso, l'ho pelato. Pelato e coi pelati. I pomodori pelati. Che avete interrato? Dai, ma non abbiamo letto la porta. Silenzio. C'erano altri cosi. Aia. Ma vai dove devi andare? Ehi! Ti dicevo, qual è la situazione? Che cazzo succede? Oggi sono la casa del cacciatore. È una parola? Se ti dice come mirare e come sparare non è un buon segno. No, infatti. Quindi occhio. C'è un medico. Cos'è che stato? Mi sa a sinistra. Dritto per dritto. No, dentro. La tanica di benzina. Che gli vuoi rubare la benzina? Questa è benzina? Oh, ho capito! Non è successo niente. Era il cacciatore. Ma cosa aveva? La Splagas! Non te la ricordi, no? Sì, sì! Mamma mia. Ma no, ma seguilo. Ma chi se lo schioppa? Schioppas. La schioppas. Nido, qui Condor 1. Qui Hannigan, rapporto. La figlia del presidente, Aquila Reale, si trova in questo villaggio. Come pensavamo, quindi. Ben fatto. Mi serve la posizione di un lago. Forse si trova lì. Ricevuto. Mi metto alla ricerca. Fai presto. La gente qui è impazzita. La mia scorta è...
Devo andare, a dopo. Con permesso. Ansia. Scappa, scappa. Ah, beh, tanto. Ti gira sul lag. Sul lag. Allora. Anche al ponte. Non sono mai troppe. Oh. Poi la sparo, vabbè, salvare non ci interessa in questo momento. Ma tu salva. Ma che ce frega una demo? Lascia fare. Guarda mo, eh. Non me la dirà. Forza e coraggio. Las pesetas. Chi ha parlato? Forastero! Portacci sua! Via, 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 via! Forastero, il forastero! No, ma usala! Porco! Merda! Calma, calma! È il forastero! Ma quanto vuoi! Oh, ma che c'hai? Ma che te sei innamorato? Portacci sua! No, vabbè, zero! Beh, questa è la maledizione di prima, che non ho salvato. Ammazzate, stanno bene. Aiuto. A destra e a sinistra. Fatte sotto. Che colpo. Il forastero, punto. Oh. E qui. Occhio alla gallina. Allora. Tanto la vedo brutta. Oh, merda. Mamma mia. Signori, perché non ho salvato? Comunque hai le erbe, eh? No, adesso no. Lo so per te. No. Ah no, e dove erano prima? Non c'erano, le hai flashate. Ma assolutamente no. Le hai flashate, bisogna dirtelo. Signore, non ho fatto niente. Non faccia così. La vedo bruttissima. Considerando che hai solamente altri 13 colpi. Brigate. Ma cazzo tu debba farli fuori tutti? Ma io vado, eh! Ci ha scambiato per una salsiccia! Ci siamo divertiti! Sci tua! Ui. Ferma, ferma! Con calma. Li pago. Non penso gli freghi. Occhio al forcone. Ah signo, e porca. Mamma, voleva spingermi verso la piantina, signora. Grazie, signor.
Gentilizia. Voleva fartela notare. Io c'ho un... Tu non mi dai mai retta. Continuiamo a trovare. Ma perché più i soldi? Mortacci sua. No, non si passa. Tutto il villaggio. No, no, fatemi uscire di qui. No, non posso. Non me lo... Aiuto. No. Piano B. La porta non si apre, mannaggia. Piano B la fuga. No, scappa e frega. È morto. Non hai piantina, non è praticamente morto. Chiudi la porta. No, non si chiude. Potevi farlo con il legno. Le compenetrazioni sono all'ordine del giorno. Va bene. Staremo qui un po', temo, eh. Ah. Eh? Attenzione! Ma quanti sono? Ah, questo è bello. Ma perché questa botta di iniziativa? Decide di entrare. Se la rotto sta aspettando dietro la porta. Dai, vai, ciao! Quando entro io? Vabbè, via, però. Allontanati un po'. No, perché? No, ma non separano, ma quanti ne hanno messi questa volta? Ma non erano così tanti, raga. Ma non ci basteranno. Comunque ho visto vari colpi anche nelle case, eh. Guarda quello, poi intanto li sta facendo fuori lui. Ma roba da pazzi. Pensa al gioco totale. Prepariamoci. Calma. Allora. Calma, sangue freddo. Ma è una roba. Ce n'era uno là anche là. Non gli spari. Occhio a destra. Droppa qualcosa, Isor. Droppa. Guarda sempre. Che dentro alle case ci sono altre munizioni. Calma. Me l'ero scordata sta cosa completamente. Te possinos. Signora, se ne vada con quel forcone. Sadler todo poderoso. Una strage. Ma dove stanno andando? Al bingo? C'era anche nell'originale sta battuta bellissima. Spero di sì. Non sarà mica finita qua la demo. Ma non puoi finire una demo con dove vanno al bingo. Signori di Capcom. Ci lasciano il dubbio così. No, vabbè, te prego. Ma dai. Ma come? Ma no.
Comunque, titolo in linea con le aspettative. Assolutamente. Da ogni punto di vista, tecnicamente, sembra essere piuttosto fedele all'originale. La battuta del bingo non me la ricordo. Andiamo a verificare eventualmente. Esatto. Però, insomma, diciamo che conferma quello che ci aspettavamo. Curiosissimo di vedere la versione finale, anche per valutare eventuali differenze. Si aspetta il 24, ormai sì. E cercheremo nei limiti del possibile di farvi avere una recensione quanto prima, e se non dovesse esserci la possibilità faremo magari la serie, vediamo un po'. Ecco. Però il sapevatelo arriva sicuro entro breve e poi vedremo un po'. Molto molto bello. Ragazzi, fateci sapere voi i vostri pensieri, le vostre riflessioni sul gioco e noi ci vediamo alla prossima. Ciao.